ma brucia pronto, pubblica la caccia di somma, ma brucia pronto, ma brucia pronto. Buonasera a tutti, voliamo con Marco Pezzoni. Buonasera Marco. Buonasera a tutti voi. Voliamo questa sera in Turchia dopo le elezioni che hanno visto infrangersi il sogno di una repubblica presidenziale di Erdogan e che hanno visto anche dopo 13 anni per la prima volta il presidente turco che non ha ottenuto la maggioranza assoluta. C'è stata una piccola rivoluzione, nel senso che a conquistare il Parlamento sono state anche le opposizioni con il partito curdo, quindi questa è una grande novità che blocca un po' quell'estremismo messo anche un po' in campo da Erdogan, che si stava facendo paladino della nazione e tacciava quindi gli avversari politici di non essere abbastanza turchi, di non essere amanti della propria nazione, quindi si faceva anche portavoce quasi anche dell'Islam sunnita del paese. Assolutamente sì, anzi diciamo che Erdogan, che ricordiamolo, è stato per tanti anni il premier, cioè il presidente del Consiglio, il capo del governo, e poi da 2 anni ha deciso che preferiva diventare presidente della Repubblica. E come presidente della Repubblica il suo sogno era quello di dirigere ovviamente il governo del suo partito, dove ha messo di fatto un capo del governo che poi rispondeva direttamente a lui come Presidente della Repubblica, ma il suo disegno è stato non più quello, diciamo, di un Islam moderato, ma quello di una islamizzazione crescente del costume, del diritto, in una Turchia che noi sappiamo, da quando è stata fondata come Repubblica da Kemal Atatürk tra il 1922 e il 1923, è stata una Turchia laica che ha sempre più guardato all'Europa, ha sempre più guardato a una separazione tra religione e Stato, che ha molto potenziato l'educazione pubblica, mentre Erdogan, da quando ha vinto nel 2002 e poi nel 2004 ripetutamente, ha pian piano cercato sì di tenere aperte le porte sia della modernizzazione in senso tecnocratico sia dell'Europa, ma anche ha avuto un forte legame, tuttora ha un forte legame, come dicevi tu, con l'Islam sunnita, in particolare con quella corrente politica che sono i Fratelli Musulmani, e ha proceduto a reintrodurre il velo, l'islamizzazione, le scuole private coraniche, quindi ha cercato in qualche modo di recuperare una identità religiosa molto forte, in qualche modo cercando di far crollare quella grande distinzione laica che era stata propria del fondatore della Repubblica Islamica, della Repubblica Turca, Kemal Atatürk. Il suo disegno è, per fortuna, si è infranto, o almeno al momento. Perché? Perché i risultati, lo diciamo ai nostri telespettatori, fanno ben sperare in un processo di forte potenziamento della democratizzazione della Turchia. C'è un pluralismo che si afferma sempre di più, il partito del presidente Erdogan ha perso ben 9 punti percentuali rispetto alle ultime elezioni politiche, non ha la maggioranza assoluta, per cui non può cambiare unilateralmente la Costituzione turca, perché poi questo era il suo vero obiettivo e il suo disegno, deve adesso ricorrere probabilmente a un governo di coalizione. Il partito che sembra candidato a fare da partner, poi vedremo le trattative in Turchia in questi giorni, è un partito nazionalista di destra-destra, che è collegato ai famigerati, forse i nostri telespettatori ricorderà qualcosa, la definizione dei lupi grigi. È dai lupi grigi che viene fuori l'attentatore, no, di Giovanni Paolo II. È questa destra nazionalista turca che possiamo definire di ispirazione fascista.
E quindi non è che poi, se il governo verrà formato dal partito del presidente Erdogan, sempre più islamista, e dal partito di destra, cioè la Turchia sia messa bene. Però si sono affermati di nuovo un partito tradizionale, laico e possiamo dire di taglio socialdemocratico, che è diventato il secondo partito e ha recuperato voti, che è il partito del popolo turco, il Partito Repubblicano Popolare, che ricordo ha ottenuto oltre il 25% e che è un partito molto antico, perché è il partito, dicevamo prima, di Kemal Atatürk, e quindi è il partito che ha dato vita alla Turchia moderna. Ha il 25%. Ma come dicevi tu, la vera grande novità è che i curdi, che da sempre sono stati un po' emarginati in Turchia e che sono una grande minoranza e un grande popolo, che è presente con oltre 10 milioni di abitanti nella Turchia, soprattutto orientale, quella che confina con la Siria, con l'Iraq e con l'Iran. Questi curdi sono una popolazione che solo a partire dal 2002 ha visto riconosciuto, proprio perché la Turchia si voleva aprire all'Unione Europea, hanno visto riconosciuti dal Parlamento e dal governo turco i propri diritti anche identitari. Fino al 2002 era vietato parlare il curdo, perché il curdo è una lingua, diciamo, più legata alla tradizione iranica, dal punto di vista del ceppo linguistico, che non a quella turca. Pensate che fino a 15 anni fa i governi e il Parlamento turco si rifiutava di riconoscere che aveva una minoranza interna di curdi di 10 milioni di abitanti e di residenti e li chiamava turchi di montagna. I curdi, oltre a essere questa grossa minoranza in Turchia, sono presenti moltissimo anche in Siria, ma soprattutto in Iraq. Il nord Iraq, come sappiamo, è in maggioranza curdo e sono i curdi che ancora in Iraq resistono all'offensiva dello Nell'Isis. Stato Islamico. Per cui sono un popolo interessantissimo e molto importante, che è stato dal colonialismo occidentale frantumato e disperso. Il loro sogno è sempre stato quello di costruire un grande stato, no, di tutti i curdi, che sono circa 30 milioni, la più grande minoranza al mondo senza stato. Hanno, diciamo, un loro stato autonomo, ma solo in Iraq del nord, sono presenti anche in Iran e sono presenti anche in Siria. L'altra grande fetta è questa della Turchia. E devo dire che noi occidentali, noi europei, abbiamo sempre cercato, quelli che hanno un'attenzione, diciamo, più democratica e più attenta ai diritti delle minoranze, anche lavorato in questi ultimi 20 anni, anch'io personalmente ho lavorato nei confronti dei curdi europei perché cedessero l'idea, no, di separatismo o appoggiassero soltanto il PKK, che è il partito militare che è stato accusato di terrorismo, il cui leader è quello che ha ridato un'identità, dobbiamo dire la verità, linguistica e anche politico-culturale alla minoranza curda, che è Öcalan. Öcalan, il leader del PKK, è tuttora prigioniero a Imrali, una piccola isoletta della Turchia. Ma la cosa importante è che invece la parte pacifica, la parte non violenta, ha seguito un po', in dialogo con le forze democratiche italiane ed europee, questa nuova strada di accettare di far parte della Turchia e di spingere per una Turchia democratica e pluralista. Lì lo sbarramento per entrare nel Parlamento turco è molto alto, no? Si discute di leggi elettorali anche in Italia, e da noi è stato fissato il 3%. La quota per entrare in Parlamento era il 10%, e per la prima volta questa componente, no, politica curda non solo ha superato il 10%, è arrivata al 13%, avrà circa 80 parlamentari dentro il nuovo Parlamento turco,
ma ha fatto un'operazione molto intelligente di apertura alle altre minoranze, per cui nel nuovo Parlamento turco, grazie anche all'affermazione di questa lista importante dei curdi, ci saranno anche cattolici, cristiani, ortodossi, armeni, siriaci, diverse componenti. C'è anche un Rom. Il Rom è stato eletto in quel partito che dicevo, fondato da Kemal Atatürk, del Partito Repubblicano del Popolo. Ed è molto interessante che dal Rom, che è stato eletto nel Partito Repubblicano Popolare, Partito Socialdemocratico e Laico, e tutta questa altra realtà, compreso gli armeni, nelle puntate precedenti abbiamo discusso che guai parlare, no, per il governo turco di Erdogan, del genocidio storico degli armeni avvenuto ormai 100 anni fa. Non lo vogliono ammettere. Bene, lì una minoranza armena riesce a entrare, grazie al Partito Democratico Curdo, dentro il Parlamento turco per la prima volta. Certo, adesso si apre un problema di stabilità per la Turchia, ma però dobbiamo dire anche, è l'ultima riflessione che facciamo, che è molto bella e molto importante, che le lotte giovanili e tutti i grandi movimenti studenteschi di cui abbiamo parlato, no, a Gezi Park, che è questo parco nel cuore di Istanbul, questi movimenti giovanili hanno avuto la possibilità di avere uno sbocco politico e hanno sostenuto in gran parte questi due partiti progressisti, questo del partito di Kemal Atatürk, ma soprattutto hanno dato un nuovo consenso anche nelle grandi città dove ci sono gli immigrati curdi, a Istanbul piuttosto che a Edirne, piuttosto che a Smirne, e lì l'affermazione del Partito Democratico dei Curdi ha avuto anche il consenso di tanti giovani turchi, quelli che hanno fatto le manifestazioni contro il sultano Erdogan e le sue mire megalomane negli anni duri degli anni scorsi del Gezi Park, per avere e ottenere più libertà di critica, più libertà di espressione, più pluralismo in Turchia, e fino a poter denunciare, cosa che ultimamente è stata molto silenziata dal Erdogan, gli scandali di regime che hanno colpito anche la famiglia dello stesso presidente della Repubblica Erdogan. Quindi una bella pagina che è stata siglata, lo diciamo ai nostri telespettatori, perché? Perché sono andati a votare, e quindi i turchi sono andati a votare con oltre l'86% della partecipazione, e così hanno in parte riequilibrato lo strapotere del partito al governo, lo hanno punito, e quindi adesso si apre una pagina nuova. Una pagina nuova, ma difficile, per la difficile governabilità adesso, dopo questo risultato elettorale. Non sono neanche escluse le elezioni anticipate, certo. Per cui tutto è aperto. Però un'altra cosa interessante di questo risultato è che anche nello stesso AKP, cioè nel partito di Erdogan, una parte del partito che non seguiva non era troppo aderente ai dettami del presidente, riesce a trovare un margine anche di espressione e di possibilità di dialogo democratico, perché comunque anche le opposizioni sono state messe a tacere in questo ultimo periodo, quindi è importante anche questo. Andiamo a vedere quindi questi servizi che ci raccontano di come si sono svolte e come sono andate le elezioni. Gli elettori turchi hanno bocciato il progetto di repubblica presidenziale di Recep Tayyip Erdogan, e ora si prospetta un governo di coalizione o un possibile ritorno alle urne. L'AKP, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo di Erdogan, ha perso la maggioranza parlamentare di 276 seggi che dal 2002 gli aveva permesso di formare un governo monocolore per 3 legislature consecutive. Il partito resta il primo nel paese, ma perde 9 punti rispetto alle politiche del 2011. Al secondo e terzo posto rispettivamente il Partito Repubblicano del Popolo, orientato a sinistra con il 25% dei voti e 132 seggi, e il Partito di Azione Nazionalista MHP di estrema destra con il 16,3% e 81 parlamentari.
Risultato oltre le aspettative invece per l'HDP, il Partito Democratico dei Popoli, formazione di sinistra filocurda che, sfidando lo sbarramento elettorale del 10%, si è aggiudicato oltre il 13% delle preferenze con 82 seggi parlamentari. Abbiamo resistito al potere per tanti anni, abbiamo pagato un caro prezzo perdendo molta gente, spiega entusiasta questa giovane militante dell'HDP. Ora però stiamo vincendo. Sapevamo che non potevamo mollare e siamo felici. Il fatto che tutte le etnie e tutti i popoli oppressi di questo paese si siano uniti per superare il blocco del regime è incredibile e ci rende molto felici, aggiunge questo ragazzo. È una sensazione meravigliosa. Ora si prevede un periodo critico di 45 giorni per il paese nel quale si dovrà formare il nuovo governo. Dal momento che nessun partito dispone della maggioranza parlamentare, la formazione di una coalizione risulta l'opzione più probabile. Un'altra opzione potrebbe invece essere proprio quella delle elezioni anticipate. Intanto gli osservatori ipotizzano gli scenari per il prossimo governo turco con la necessità di riformare le istituzioni del paese, nei confronti delle quali la popolazione ha perso fiducia negli ultimi anni a causa del crescente autoritarismo dell'AKP e di Erdogan. Ha preso solo il 13% dei voti, ma è lui la stella delle elezioni in Turchia, l'uomo a cui guarda anche tutto l'Occidente. Selahattin Demirtas, co-presidente dell'HDP, Partito Democratico dei Popoli, la formazione filo-curda che ha conquistato 82 seggi in Parlamento. Il suo risultato è una sconfitta elettorale per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il partito islamico moderato ha perso la maggioranza assoluta, deve governare in coalizione e non ha i voti che avrebbe voluto per cambiare la Costituzione e fare della Turchia una repubblica presidenziale. Oggi la Costituzione non è rispettata, diceva Demirtas in questa intervista in aprile. E se il Presidente della Repubblica oggi non rispetta la Costituzione, cosa succederà domani quando avrà creato un regime presidenziale guidato da un uomo solo? Demirtas si è presentato come difensore delle minoranze etniche, ma anche di quelle religiose e sessuali e dei temi ambientali. Quindi il risultato porta maggiore incertezza politica, ma è una svolta positiva per la società turca, secondo molti analisti, come Mustafa Akiol, direttore del quotidiano Hurriyet. Non tutti quelli che hanno votato per il partito curdo sono suoi elettori tradizionali, ma l'HDP è riuscito a presentarsi come la chiave per bloccare i piani di Erdogan. Si sono allontanati dalla loro tradizionale piattaforma etnica verso un programma democratico più ampio. Bisogna congratularsi con Demirtas. E questo dimostra anche che la gente non è cieca e che la spaccatura della società turca degli ultimi anni fa male al paese. Per questo, rispetto a prima delle elezioni, sono più ottimista per il futuro della Turchia. E anche per l'Europa, come anche i servizi dicevano, inizia un nuovo capitolo di relazioni con la Turchia del dopo voto. Tra l'altro sono tante le sfide anche per l'Europa. In questi giorni c'è stato il G7 a Monaco di Baviera, tanti temi. Purtroppo sempre un po' sotto l'uscio passa uno di quelli che è forse il più importante, che è il Trattato Transatlantico Internazionale, che sta procedendo verso l'approvazione nel 2016, quindi siamo proprio vicini. Purtroppo se ne sa poco anche per quanto riguarda l'Expo, poi questo tema non è che sia stato preso in considerazione. No, infatti anche nel vertice del G7 in Baviera gli stessi leader hanno parlato soprattutto di altro. Hanno parlato la Merkel e Obama in modo particolare della situazione dell'Ucraina, e quindi Obama ha chiesto all'Europa di mantenere fede, di continuare le sanzioni nei confronti di Putin. Si è parlato anche, forse è stato il risultato più positivo, poi vedremo se verrà mantenuto. Per iniziativa della Merkel si è fatto un accordo tra i grandi sette, G7 vuol dire le sette grandi economie del pianeta, in cui figura per ora anche l'Italia, anche se ormai l'Italia sta scivolando su posizioni che fra pochi anni non la potranno più vedere tra i G7, perché siamo surclassati da altre grandi realtà economiche e politiche a livello mondiale, che sono il Brasile, che sono la Cina, che sono l'India e così via. Comunque il G7, diciamo così,
l'unico vero passo in avanti importante grazie alla Merkel è stato l'accordo sul clima. I nostri telespettatori sanno che noi seguiamo in modo particolare la questione del riscaldamento globale del pianeta e la questione del non superare i 2 gradi centigradi di aumento della temperatura del pianeta, che è dovuta ai cosiddetti effetto gas serra, gas clima alteranti, cioè che alterano il clima, in particolare le emissioni di CO2. Ebbene, la Merkel ha ottenuto, malgrado resistenze del Canada e degli Stati Uniti, che il G7 si metta d'accordo sul fatto che a Parigi, quindi alla fine di novembre, dicembre, dove ci sarà il summit mondiale di tutti gli stati del mondo per il dopo Kyoto e vedere se c'è un accordo mondiale su come mantenere sotto controllo, non superando i 2 gradi di aumento della temperatura complessiva del pianeta, lì si sono impegnati tutti a rispettare di non superare l'aumento di 2 gradi complessivi della temperatura del pianeta. Ricordo ai nostri telespettatori che per centinaia e centinaia di anni la temperatura media della nostra Terra media è stata di 16 gradi centigradi tra il freddo polare e l'equatore. E quindi arrivare a 18 gradi e non superare i 18 gradi di media complessiva sarebbe già un grande risultato, che però vuol dire intervenire a mitigare e a cercare di impedire che si continuano a emettere le emissioni di CO2, che sono dovute a quello che sappiamo. Il riscaldamento globale, la CO2 e gli altri gas sono dovuti all'uso innanzitutto del carbon fossile, del petrolio, degli inquinanti, insomma, che vengono usati sia per le auto, sia per il riscaldamento delle nostre case, sia anche e soprattutto anche per le industrie. E allora è chiaro che vuol dire intervenire per cercare di mitigare le cause di emissioni di CO2 e di adattarci ai nuovi cambiamenti climatici. Questo è stato il risultato. Mentre invece è passato sotto silenzio, un po' perché tutti quelli del G7 sembrano d'accordo, compreso il governo italiano, quello che dicevi tu, e cioè il fatto che in questi giorni, mercoledì 10 giugno, così diciamo una data precisa, il Parlamento europeo discute dell'accordo transnazionale di libero scambio tra Europa e Stati Uniti. È arrivato questo negoziato a un livello molto avanzato, il Parlamento europeo dovrà indicare quelle che sono le questioni negoziabili e non negoziabili nell'accordo, che ovviamente dovrà procedere, ma che ha avuto appunto giustamente una presa di posizione e ha un dibattito dentro il Parlamento europeo su come procedere e come andare avanti. Obama insiste molto, vuole portarlo a casa questo accordo di libero scambio tra le economie dei 28 paesi, i 28 stati dell'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America prima della scadenza del suo mandato. E lì ci sono alcune questioni molto delicate. Le parti positive cosa dicono? Sia negli Stati Uniti sia nell'Unione Europea, che togliere le residue barriere doganali che ancora ci sono su alcuni prodotti farebbe aumentare la possibilità dell'Europa di vendere più merci e servizi negli Stati Uniti e viceversa di ricevere più merci e servizi dagli Stati Uniti in Europa. Quindi un aumento dell'interscambio economico e commerciale. E questo sicuramente sarebbe vero. Però il problema è che il trattato, il negoziato di partenariato tra Stati Uniti e Unione Europea non riguarda solo le barriere doganali, ma riguarda le barriere non tariffarie. Cosa sono le barriere non tariffarie? Sono i regolamenti, sono cioè i nostri standard che noi utilizziamo come europei per quanto riguarda l'alimentazione, per quanto riguarda l'originalità e luogo di produzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, riguarda il livello di salute e di sanità che noi vogliamo ci sia a salvaguardia di un certo tipo di prodotto e di cibo, riguarda per esempio i diritti,
dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente. Riguarda anche la trasparenza su, per esempio, gli OGM e quant'altro. Assolutamente, riguarda anche. Allora lì ci sono, e lo diciamo ai nostri telespettatori, perché noi vogliamo dare un'informazione corretta, due atteggiamenti diversi in Unione Europea. Lasciamo parte quelli che sono sempre d'accordo con qualsiasi cosa abbia il sapore neoliberista o degli affari. Parliamo invece delle posizioni più democratiche e più interessate a salvaguardare anche l'originalità, i diritti degli europei, i diritti dei lavoratori europei e dei cittadini. Qui ci sono due scuole di pensiero. Una che in gran parte dentro il Partito Popolare Europeo e quindi le ex democrazie cristiane o i partiti conservatori e sono anche dentro una parte dei socialisti democratici europei che dice corriamo dei rischi ma facciamolo. Una parte invece che dice guardate che i rischi di cessione di sovranità, no? Diciamo così, ai poteri forti dell'economia e della finanza superano i rischi, i vantaggi che avremmo. E allora, per esempio, una persona estremamente equilibrata e che conosce sicuramente il problema dal punto di vista tecnico ed economico dell'agricoltura italiana e dell'agroalimentare italiano, che è De Castro, Paolo De Castro, italiano presidente della Commissione Agricoltura, sostiene, è importante che si dica anche questo, che alcuni punti non saranno negoziabili, cioè che secondo lui nel trattato che si andrà a costituire con gli Stati Uniti gli OGM non dovrebbero essere trattati, per dire concediamo che ci sia un libero scambio anche di prodotti e di sementi OGM. Dice che la carne ormonale, perché gli Stati Uniti fanno abbondante uso legittimo di carne e di ormoni per la produzione di carne e di latte, non dovrebbe far parte di questo negoziato e trattativa e quindi dice che dovremmo essere garantiti. Così come c'è un'altra questione che lui dice critica, sto parlando di De Castro, e che vedremo il Parlamento europeo che indirizzo darà, che è una cosa invece molto preoccupante, e cioè che il libero scambio, togliendo non solo gli ostacoli doganali, le tariffe, io importo carne da te e pago una tassa, si tolgono tutte le tasse sull'importazione ed esportazione, ma si cambierebbero anche rendendoli equivalenti i regolamenti, cioè tu hai dei regolamenti sulla salute, sulla sanità e sull'ambiente, io ce li ho in Europa diversi, vediamo di vedere se equivalgono anche se hanno logiche diverse. E però bisognerebbe che questi si riducessero di come ostacoli all'interscambio economico e commerciale. E quindi il rischio è che diminuiamo la protezione dei nostri alimenti, del nostro ambiente e in qualche modo andremmo contro allora l'accordo che stiamo facendo sui cambiamenti climatici di dare una maggiore qualità alla nostra economia e al nostro agroalimentare. E lì il punto più delicato qual è? È che la libertà di investimento, perché ovviamente lo scambio economico commerciale tra le due sponde significa libertà di investimento dei privati, sarebbe regolato, attenzione, non più dalle leggi degli Stati Uniti o Stati dell'Unione Europea o Parlamento Europeo, sarebbe regolato da tribunali terzi che compongono gli scontri e, diciamo così, i problemi di conflitto che emergono tra l'investitore privato e lo Stato che ospita quell'investitore privato e quell'investimento di capitali. E quindi si sarebbe una riduzione, per esempio in Italia e in Europa, della sovranità dei parlamenti e dei nostri stati, perché se un investitore statunitense viene e interviene in Lombardia piuttosto che in Veneto, piuttosto che in Emilia Romagna e dice no, tu caro Stato italiano non puoi impedirmi di fare quel tipo di investimento, quel tipo di struttura che secondo te inquina o secondo te non rispetta le regole eccetera, io ricorro, no, a questo tribunale che dirime le questioni non tra stati, non tra leggi, ma tra uno Stato e invece un investitore privato. Questa cosa, vedremo come il Parlamento europeo in questi giorni l'affronta,
perché voi capite sarebbe un enorme arretramento rispetto alle tutele democratiche. Non sono più i parlamenti, non sono più le leggi tra stati a dirimere le questioni e i conflitti, ma un investitore privato viene messo sullo stesso piano di uno Stato e il conflitto viene risolto non da leggi parlamentari, europee o nazionali, ma viene in qualche modo risolto quando appunto si dà ragione all'uno all'altro, ma in questo caso si riconosce evidentemente e si promuove l'interesse privato sullo stesso piano e lo si mette sulla stessa pari dignità che uno Stato sovrano. E questo è il punto secondo me più delicato. Sì, anche perché per dirimere questi conflitti comunque si guarderà al bene di questo accordo transnazionale, per cui comunque gli interessi economici, e questo assolutamente, sarà assolutamente, assolutamente preoccupante per, assolutamente, per noi. Vediamo invece, va bene, nel complesso il G7 come è andato. Sappiamo che purtroppo non si è parlato approfonditamente di questi temi, ma si è parlato di molti temi comunque, anche se la posizione di Renzi, lo stavi dicendo prima, mi pare che non abbia nessun, non dia nessun tipo di ostacolo a questo accordo. Vediamo. Ora che le riforme strutturali stanno iniziando a dare i frutti, la discussione al nostro interno è stata una discussione su come sostenere la crescita. La posizione italiana è totalmente in linea con la posizione degli Stati Uniti, che ha espresso il presidente Obama, che ha introdotto questo panel di discussione sulla crescita, e vale a dire che noi dobbiamo fare di più, soprattutto come Europa, per sostenere la crescita, gli investimenti e quindi l'occupazione. Piena sintonia con gli Stati Uniti sugli interventi necessari alla ripresa economica. Il premier Matteo Renzi ha mostrato idee chiare parlando con la stampa al vertice G7 di Elmau in Germania, dove per il resto tengono banco argomenti come i cambiamenti climatici, l'Ucraina e soprattutto la Grecia, a proposito della quale Renzi ha bollato come un errore politico e geopolitico l'ipotesi di un'eventuale uscita di Atene dall'euro, e naturalmente la questione immigrati. È impensabile che si continui a portarli tutti in Italia, quindi questo è del tutto evidente, non può andare avanti così. Noi però non lo facciamo con la logica del comunicato stampa, noi non siamo in campagna elettorale permanente, noi non pensiamo che basti fare un comunicato stampa, perché se vai in Europa a dire che occorre avere uno sguardo solidale e tutti devono fare qualcosa, è difficile farlo quando le regioni, alcune regioni del tuo paese, dicono però a noi non ci riguarda, a noi non riguarda. La filosofia dello scaricabarile è la filosofia che ha usato una parte politica, soprattutto in questi anni, sul tema dell'immigrazione. Noi dobbiamo evitare che questa filosofia si riaffermi ancora. A proposito dell'altro tema caldissimo sul tavolo dei sette grandi, la questione in Ucraina, appunto, il presidente americano Barack Obama e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno espresso la convinzione comune della necessità di mantenere le sanzioni contro la Russia fino a quando Mosca non mostrerà di rispettare la sovranità dell'Ucraina. Ecco, abbiamo visto, si è parlato anche in questo servizio un po' delle politiche sull'immigrazione, ma a questo argomento daremo più attenzione, certo, la prossima settimana, in concomitanza anche con poi la giornata, internazionale del rifugiato, che è il 20 giugno. Come avete sentito, anche da Renzi si dà molta importanza per la crescita dell'Europa a questo accordo, poi non se ne è parlato approfonditamente nel vertice del G7 con gli Stati Uniti. Ma questo grande accordo, ne parleremo ancora, di partenariato transnazionale, di libero scambio tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, è anche una risposta alla crescente forza economica della Cina. Ci sarà sicuramente un aumento di interscambio economico-commerciale, si dice 110 miliardi di più di investimenti di utile per l'Europa, 90 miliardi di più all'anno, per gli Stati Uniti, e però il problema è che siamo ancora
in un'idea assolutamente neoliberista in cui gli interessi privati delle grandi multinazionali e dei grandi investitori internazionali rischiano di prevalere sul diritto della tutela all'ambiente e sul livello di garanzie per i lavoratori rispetto al fatto di fare affari. Ne parleremo ancora perché, ripeto, il Parlamento europeo in questi giorni se ne sta interessando, ma è il più grande avvenimento economico, commerciale, finanziario e quindi anche politico di questi 10-20 anni. E la cosa incredibile è che le televisioni pubbliche e anche le nostre istituzioni locali, regionali, nazionali non ne discutano in modo adeguato perché cambia la storia dell'Europa e degli Stati Uniti. E tra l'altro dovremo seguire con attenzione quali paletti l'Europa deciderà di mettere, che è fondamentale. Siamo giunti al termine, io ti ringrazio Marco. Grazie a tutti voi. Arrivederci. Ma brucia pronto, pronto, pronto.